CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata, buon sabato ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. Il Lions Club di San Vito partecipa alla 28esima edizione della giornata nazionale per la colletta alimentare. Già nella mattinata di oggi dalle 9 alle 12 e poi nel pomeriggio proseguirà dalle 17 alle 19. La manifestazione è giunta alla sua 28esima edizione e consiste nel raccogliere i prodotti alimentari che i cittadini offriranno ai volontari del Banco Alimentare. Ricordiamo che qui a San Vito c'è anche la collaborazione con gli studenti delle classi della Morvillo Falcone e del Liceo Palumbo nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. E i volontari saranno presenti presso i supermercati aderenti che, ricordo, qui a San Vito sono il Famila, Eurospin e il Lidl. Casa Serena, per l'amministrazione comunale sanvitese una priorità per le politiche sociali del territorio, approvato dalla Giunta venerdì mattina una delibera che con fondi comunali si avviano lavori di edilizia, interventi sull'impianto idrico sanitario ed elettrico tesi al rilancio della struttura. Nel pomeriggio poi, sempre di ieri, si è tenuto un incontro fra gli amministratori e il direttore generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, presente anche il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, oltre ai medici di medicina generale operanti a San Vito. Approvati in giunta comunale ad Ostuni progetti importanti per la città, un progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo asilo nido per 60 bambini di età tra i 3 mesi e i 3 anni, un progetto per un ammontare di 1.440.000 euro. E ancora un altro progetto riguarda il primo lotto di interventi di manutenzione e adeguamento del canile rifugio e del canile sanitario. Qui sono stati investiti 1.300.000 euro. Approvato anche una misura di contrasto alla povertà ed esclusione sociale ed infine ampliamento del colombaio del cimitero comunale per un importo di 200.000 euro. Ci spostiamo a Mesagne, dove c'è la tradizionale fiera del cappotto, la fiera degli animali e la fiera dell'antiquariato e vintage. Tutto questo animerà la terza domenica di novembre, quindi domani, con 3 appuntamenti in altrettante aree della città. La fiera del cappotto si svolgerà con la presenza di 95 espositori nei pressi del locale liceo scientifico, quella degli animali in piazzale del mercato ed infine la fiera del vintage vicino alla villa comunale. Sarà un fine settimana all'insegna di una delle più ammirate discipline olimpiche, quello che si è aperta stamattina, sabato, nell'ambito del progetto Sport Lab 24 promosso dall'amministrazione comunale con il consigliere delegato allo sport Luciano Cavaliere. Manifestazione che si tiene presso il palazzetto dello sport Macchitella ed ospita il secondo turno della gara regionale di pesistica olimpica organizzata insieme alla FIPE Puglia. Sono iscritti alle gare 237 atlete ed atleti. Ricordiamo che le gare si svolgeranno sia nella giornata di oggi che anche domani, domenica. E veniamo alle altre notizie di sport. Per quanto riguarda il calcio, campionato di prima categoria, gara casalinga per l'Unione Sportiva San Vito domani pomeriggio con inizio alle ore 15. Sul lenzo Mario Citiolo arriva la formazione del Palagianello. Ricordiamo che i biancoverdi sono reduci da una serie importante di vittorie a suon di gol, mentre la squadra che arriva, il Palagianello, occupa le ultime posizioni della classifica. Per quanto riguarda invece la pallavolo, impegnato il Pala Macchitella, come dicevamo prima, per le gare di pesistica, la Volley San Vito Mesagne gioca nel palazzetto dello sport di Francavilla domani sera con inizio alle ore 18 contro la formazione del Grottaglio. Ed infine parliamo di pallacanestro. In un comunicato ufficiale la società Nova San Vito Basket comunica di aver sollevato dal suo incarico l'allenatore Alfredo Grasso. La società in un comunicato ringrazia il vecchio mister per l'impegno
e la fondamentale vittoria della scorsa stagione quando la squadra sanvitese è stata promossa nel campionato di Divisione 2. Si cambia quindi, la società non specifica, ma sicuramente ci sono state delle divergenze tra il vecchio allenatore e la società, che ha deciso quindi di cambiare. Intanto si è alla ricerca di un nuovo mister, visto anche che è prossimo l'inizio del campionato, domenica 24 novembre, infatti parte questa nuova stagione e dovrebbe arrivare quindi questo nuovo allenatore a giorni. Ed è tutto per questa edizione di questo sabato, la nostra unica edizione delle notizie locali, come anche domani domenica, quindi vi do appuntamento con le altre notizie naturalmente a noi vicine a domani domenica sempre alle ore 12. A tutti grazie per il prestato ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semerà che ha curato la parte tecnica. A tutti buon fine settimana. CBSN News.